Buonasera e benvenuti ad una nuova edizione del Prima TG. Novità ai vertici della gestione dell'emergenza Covid-19 in Italia. Il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha nominato il Generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo Figliuolo nuovo commissario straordinario per l'emergenza. A Domenico Arcuri i ringraziamenti del Governo per l'impegno e lo spirito di dedizione con cui ha svolto il compito a lui affidato in un momento molto particolare di emergenza per il Paese. Figliuolo dal 2018 è comandante logistico dell'Esercito. Il generale nominato da Draghi nuovo commissario delle emergenze è originario di Potenza, maturato esperienze e ricoperto molteplici incarichi della Forza Armata dell'Esercito, Interforze e Internazionale. La curva dei contagi sta risalendo in modo significativo, abbiamo bisogno ancora di batterci con energia. Lo ha dichiarato il Ministro della Salute Roberto Speranza, intervenuto alla presentazione del programma nazionale Esiti Edizione 2020, realizzato dall'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali. Da tutte le regioni, aggiunto, arrivano segnalazioni di una curva che risale. Basti vedere i numeri dei contagi dell'ultima settimana, che sono cresciuti in maniera significativa rispetto alle settimane precedenti. Sarebbe bello dire che tutto sia finito e che siamo in una fase diversa, ma la più grande responsabilità di chi rappresenta le istituzioni è dire come stanno realmente le cose. E la verità è che le prossime settimane non saranno assolutamente facili. Così il ministro prosegue. Sono settimane in cui abbiamo una campagna vaccinale da accelerare, che oggi ha numeri che vanno in una direzione giusta, ma che devono ancora crescere. E allo stesso tempo, conclude, abbiamo un'epidemia molto forte e presente su tutti i nostri territori. Parliamo proprio del bollettino Covid in Italia, sono 13.114 nuovi contagi da coronavirus oggi, secondo il bollettino della Protezione Civile, pubblicato dal solito Ministero della Salute. Si registrano altri 246 decessi, un dato che porta a 97.945 il totale delle vittime dall'inizio dell'emergenza Covid-19. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 170.633 tamponi. L'indice di positività sale al 7,7%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2.289 rispetto a ieri, quindi 58 in più, mentre sono 19.112 i ricoverati in area non critica. Il totale dei guariti sale quasi a 2 milioni e mezzo. Dall'inizio della pandemia si contano quasi 3 milioni di casi totali. I dati diramati dall'unità di crisi relativi alla regione Campania delineano oggi 1.896 nuovi positivi, di cui 105 casi identificati da test antigenici rapidi e 1.633 asintomatici e 158 sintomatici, su un totale di 14.623 tamponi processati. I deceduti in Campania nelle ultime 24 ore sono invece 20, di cui 12 nelle ultime 48 ore e 8 deceduti in precedenza, ma registrati soltanto ieri, con 946 guariti. Per quanto riguarda il solito report dei posti letto su base regionale, 656 sono i posti letto di terapia intensiva disponibili, di cui 140 occupati, mentre 3.160 i posti letto di degenza disponibili, di cui occupati 1.337. La decisione annunciata dal governatore della Campania, Vincenzo De Luca, è stata pienamente appoggiata oggi dal TAR, procedendo con l'effettiva chiusura delle scuole in Campania fino al prossimo 14 marzo, respingendo dunque ogni ricorso. La sospensione dell'ordinanza regionale era stata presentata dal CODACONS e dai gruppi di genitori. Sicuramente tra le ragioni della decisione notevole peso ha rappresentato la diffusione delle varianti Covid e i ritardi della campagna vaccinale per il personale scolastico. L'ordinanza del Presidente della Giunta regionale De Luca, quindi, si legge nella nota, appare legittimamente improntata al principio di cautela nel bilanciamento di due interessi, la salute e l'istruzione, di rango costituzionale. Cambiamo argomento e parliamo anche di cronaca. 10 persone sono state arrestate dai carabinieri del comando provinciale di Vibo Valentia nell'ambito di un'operazione su falsi e corruzione nella pubblica istruzione, scattata oggi alle prime luci dell'alba nelle province di Vibo Valentia, Cosenza, Catanzaro, Reggio Calabria e Napoli. Sequestrate 19 società operanti nel settore dell'istruzione per un valore stimato in circa 7 milioni di euro. I militari del nucleo investigativo provinciale di Vibo Valentia, con l'ausilio del personale dei reparti dell'arma territorialmente competenti e il supporto aereo fornito
dall'8° Nucleo Elicotteri Carabinieri, hanno eseguito un'ordinanza di misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Vibo su richiesta della Procura guidata dal procuratore Camillo Falvo nei confronti di 10 soggetti, 8 in carcere e 2 domiciliari, operanti nel settore dell'istruzione, il circuito AFAM e istituti paritari. Gli arrestati sono ritenuti responsabili a vario titolo di associazione a delinquere, corruzione, falso in atti destinati all'autorità giudiziaria, falso in atto pubblico, abuso d'ufficio e autoriciclaggio. Con l'aiuto del consigliere comunale Salvatore Granato ha individuato uno scarico abusivo in località Cupa di Nola. Siamo intervenuti tempestivamente con il servizio di igiene urbana e la polizia municipale e il colpevole è stato individuato e denunciato. Abbiamo trovato anche guanti monouso, materiale che sembrava di natura sanitaria. Inoltre si vedono anche mascherine per terra a Somma Vesuviana. Lo ha dichiarato Salvatore Di Sarno, il sindaco di Somma Vesuviana, comune del Napoletano. Nelle stesse ore si è svolta con particolare successo anche un'operazione voluta, ideata e realizzata dalla Plastic Free di Viollus a Santa Maria Castello, nella zona alta del paese. Con i volontari di Plastic Free, ha dichiarato ancora il sindaco, abbiamo dato vita all'operazione di contrasto al consumo e allo scarico di plastica in zone verdi per prenderci cura in modo costante del nostro patrimonio ambientale. È stato bello e ringrazio a riguardo i referenti Vincenzo Converte e Giovanna Raia, vedere intere famiglie partecipare all'opera di tutela della montagna e di tutta la città. Una vera azione di partecipazione attiva dell'opinione pubblica, in sinergia con l'assessorato all'ambiente guidato da Maria La Montagna e alla nettezza urbana con Sergio Davino. Le azioni della Terra dei Fuochi poste in essere nell'ambito delle attività di vigilanza e controllo programmate nelle riunioni tecniche del 29 dicembre e 17 febbraio scorsi hanno continuato a produrre favorevoli effetti anche nel mese di febbraio. Per quanto riguarda i roghi dei rifiuti, la diminuzione in tutta la Campania rispetto allo stesso mese del 2020 è notevole, come si legge nel report delle Interforze. Nel febbraio di un anno fa infatti furono 176, mentre dal 1 al 28 febbraio 2021 sono stati solo 72, dei quali 62 in provincia di Napoli e 10 in provincia di Caserta. Per la provincia di Napoli la parte preponderante spetta al capoluogo con ben 34 eventi su 62, il secondo posto a Giugliano con 19 incendi. L'importante diminuzione del numero di roghi dovuta al decisivo impulso impartito dai prefetti di Napoli e Caserta e al conseguente forte impegno dell'esercito con le forze di polizia statali e locali appare un dato promettente. Permangono ancora tra gli incendi alcuni eventi di particolare intensità e conseguente allarme sociale, dovuti principalmente al periodico smaltimento illegale dei rifiuti nelle aree attigue, agli insediamenti abitativi ancora irregolari, le quali sono diventate nel tempo delle vere e proprie discariche abusive. Al fine di contenere per quanto possibile tali eventi, gli Action Day programmati nel primo quadrimestre del 2021 sono focalizzati soprattutto sul controllo e la prevenzione degli sversamenti di rifiuto in quelle aree, a fianco delle tradizionali verifiche sulle aziende, anche mediante l'identificazione delle persone, sia a terra sia dall'aria con dei droni, e il sequestro dei mezzi che portano rifiuti. Torniamo a parlare di Covid e lo facciamo con un focus sulla provincia di Caserta. Arriva puntuale infatti il bollettino di contagi Covid oggi divulgato dall'ASL di Terra di Lavoro. Si registrano nelle ultime 24 ore 209 nuovi positivi su 1.848 tamponi processati, che porta la percentuale all'11,32%. I decessi registrati sono 9, guariti 215, per uno scarto di positivi attuali di meno 15 unità. I comuni con il maggior numero di positivi attuali sono Aversa con 183, Caserta con 377, Maddaloni con 264, Santa Maria Capua Vetere con 188 e San Felice a Cancello con 171. È stato inaugurato questa mattina, presso la caserma Ferrari Orsi, sede della brigata bersaglieri Garibaldi di Caserta, il centro per le vaccinazioni anti-Covid, il più grande di tutta la Campania. Ben 26 postazioni di vaccinazione che potranno arrivare anche a 30 per somministrare fino a 3.000 vaccini al giorno. Grazie alla sinergia tra il Ministero della Difesa, la brigata bersaglieri Garibaldi, la Regione Campania, l'ASL di Caserta e il Comune di Caserta.
Presente all'inaugurazione dell'ABI il direttore generale dell'ASL Ferdinando Russo, il sindaco di Caserta, l'avvocato Carlo Marino, il prefetto Raffaele Ruberto, il generale di brigata Massimiliano IV, comandante della brigata Garibaldi. È stato proprio IV in apertura della cerimonia a sottolineare come il presidio vaccinale sia nato dalla collaborazione tra la difesa e l'ASL di Caserta, sinergia sintetizzata dallo slogan «Uniti si vince». Gli fa eco anche il sindaco di Caserta, Carlo Marino. Ascoltiamolo. Beh, oggi è una giornata importante, straordinaria. Uniti si vince perché si costruisce un modello importante non solo per la città di Caserta ma per l'intera comunità provinciale e regionale. Abbiamo un importante centro di vaccinazione per la regione Campania, a Caserta nasce il più grande centro vaccinale della regione Campania che diventerà un punto di diritto alla salute e di possibilità di salvare più vite umane. Riusciremo a un potenziale enorme fino ad arrivare a 3.000 vaccinazioni al giorno, devono arrivare solo i vaccini, ma l'organizzazione c'è grazie alla Brigata Garibaldi, grazie all'ASL di Caserta e grazie alle istituzioni che hanno lavorato insieme. È un luogo dove i cittadini potranno, nel rispetto della loro vita e della loro salute, vaccinarsi, creare le condizioni per riprendere la normalità. Noi dobbiamo rinascere e per rinascere ci vuole il vaccino. Qui abbiamo realizzato il più grande centro vaccinale della Campania, qui da Caserta parte il diritto alla salute. Diventa un elemento importante perché la città di Caserta, il comune di Caserta, insieme all'ASL, la prefettura, le istituzioni locali e la Brigata Garibaldi, che ringrazio profondamente, costruiscono un'occasione, una possibilità, una speranza e una voglia di rinascere. Maxi inchiesta d'opera del compartimento della Polizia Ferroviaria a Campania, che ha eseguito 15 ordinanze di misura cautelare disposte dal GIP presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nei confronti di altrettanti indagati, gravemente indiziati dei delitti di associazione per delinquere finalizzata alla consumazione in furti e danni della Rete Ferroviaria Italiana, società del gruppo Ferrovie dello Stato Italiana. Tra gli indagati anche 4 persone appartenenti proprio alla stessa società che si occupa della gestione dell'infrastruttura ferroviaria. L'indagine ha avuto nel mirino il furto di 40 tonnellate di rotaie usate, sottratte nel settembre 2019 da un deposito di Rete Ferroviaria Italiana sita a Caserta, a seguito del quale emergevano altri 12 diversi episodi di furti di materiali, custoditi all'interno dei depositi ferroviari di Caserta, Santa Maria Capua Vetere, Aversa, Villa Literno, forieri di danni per centinaia di migliaia di euro. Al centro dell'indagine 4 persone che hanno dato vita a un'organizzazione criminale. Accedevano con beige e telecomandi ai depositi, sottraendo beni poi rivenduti sul mercato grazie all'apporto degli altri malavitosi. Concludiamo come sempre anche con lo sport e con la Serie A. Il Napoli vede la luce nel derby campano contro il Benevento e si rimette in corsa per un piazzamento Champions a 3 punti dalla 4ª posizione. Decisivo rientro di Dries Mertens, che ha trovato il tocco decisivo al 34esimo per sbloccare una gara fino ad allora condotta in modo molto accorto dai Sanniti, compatti soprattutto in difesa. Sul vantaggio la gara è diventata più agevole per gli azzurri, che hanno contenuto il Benevento senza grandi rischi nella ripresa. Il secondo gol, con deviazione con il corpo e forse anche con un braccio di Politano, al 66esimo chiude la gara, nonostante anche i cambi di Pippo Inzaghi, in tribuna per squalifica, che ha fatto esordire l'attaccante argentino Gaic. Buono l'approccio alla gara e ha schierato nel secondo tempo Roberto Insigne in un derby tutto in famiglia, al posto di Schiattarella, ancora non al top della forma. Il Napoli, come sempre, prova a complicarsi la vita nel finale con Koulibaly, già ammonito, che si fa espellere dopo un'inutile proiezione in attacco per un altrettanto inutile fallo da dietro. Ma mancano poco più di 10 minuti e gli azzurri, in inferiorità numerica, riescono a tenere senza grandi affanni. Note positive per Gattuso, la conferma di Gulam, buono infatti il suo secondo tempo, e il recupero di Sai, entrato nel finale. Non ha parlato a fine gara il tecnico azzurro, con il club ancora in silenzio stampa in vista del match di mercoledì in trasferta contro il Sassuolo. Era questa la nostra ultima notizia, vi lascio con i nostri programmi, vi do appuntamento a domani, ore 6:55 live, con la rassegna stampa di Teleprima. Buona serata.